Salve e benvenute a tutte voi e benvenuti a tutti voi, miei cari spettatori, qui ancora una volta il vostro Sant'Enchan che vi propone un video tutorial di gastronomia casereccia. Ossia, come cenare con della trippa al sugo con patate, cum patate, perché vabbè, patatem. Piatto ricco, micifico, l'ho appena levato dal forno, ci avrà circa 300 gradi Fahrenheit e lava pura. Come vedete, le patate che si possono schiacciare in modo da assorbire il sugo. Non mangio pane né biscotti perché già ci sono le patate in abbondanza. E poi la trippa. Quella solita cosa che dicevano: non c'è trippa per gatti o non c'è gatto senza trippa. Vabbè, non so se non c'è gatto senza trippa perché anche i gatti hanno la trippa, oppure perché di norma i gatti mangiano la trippa. Infatti, come ci può essere un gatto senza intestino? Ecco qua. Vi ho dimostrato come cenare con trippa al sugo con patate. Un piatto molto semplice da preparare, soprattutto se te lo trovi già fatto, perché sono i resti del pranzo e lo devi riscaldare nel fornetto elettrico, come è stato nel mio caso. Allora, care amiche ed amici, vi lascio dopo questo breve tutorial di gastronomia casareccia, come cenare con la trippa al sugo con patate, e vi rimando ad un altro tutorial. Grazie di avermi seguito anche in questo video. Arrivederci, ciao dal vostro chef, Master Chef Sant'Enchan. Mi ero scordato, mannaggia, mi ero scordato, cari amiche ed amici, una cosa importante. Quindi è post scriptum, anzi post filmatum, che adesso mi mangio pure questa cosa qua, che è uovo, patate e rapa rossa, patata, l'ovetto. Vediamo l'ovetto, dovrebbe essere questo, non so, c'era l'ovetto, forse l'ho già mangiato, perché anche questo è un resto e il resto è mancia. E adesso che vi ho fatto vedere anche l'insalata di verdura, di patate e rape, vi saluto di nuovo. Au revoir. E alla prossima. Bye bye.